ragazze e bentornate nel mio canale. Io sono Miss Giulia, questo è un video in collaborazione con il sito BB Craft. Andremo a realizzare un portacandele effetto mosaico. L'occorrente: io ho preso questi stampi di bracciali dal sito di BB Craft. Ovviamente tutti i prodotti ve li linko giù nell'info box. Questo è il primo set. All'interno sono presenti esattamente 6 bracciali. 6 stampi per realizzare appunto i bracciali. Ve li metto in questo modo, vedete, sono tutti quanti sfaccettati di diverse dimensioni. Poi, oltre a questo set qui, vi occorre anche quest'altro set che ho preso sempre dal sito di BB Craft. Questo è il codice, questo non l'ho preso ultimamente con l'ultimo unboxing, ma un po' di tempo fa, e all'interno ci sono diverse basi, vedete, sia quadrate sia tonde, quadrata grande, e c'è anche questa tonda adatta per fare la base del nostro portacandele. Oltre a questo vi servirà anche questa box che l'ho presa appunto nell'ultimo unboxing, questo è il codice, e queste sono appunto tutti i cabochon per ricreare l'effetto mosaico. Sono, come vi spiegavo anche nella live, sono dei cabochon che non sono regolari, vedete, sono tagliati in questo modo, però danno quell'effetto particolare al nostro mosaico, vedete. Ci sono delle diverse colorazioni, sfumature, dal rosa al lilla, al celeste, al giallo, al rosso, ci sono davvero tantissime colorazioni differenti. E quindi andremo a giocare con questi cabochon per creare il nostro portacandele. Intanto già ho mixato la nostra resina, eccola qui. Ho inserito all'interno esattamente, io sto utilizzando questa resina qui della Resin Pro, dove il componente A e il componente B, il rapporto è di 10 a 6, ho utilizzato 40 di A e 24 di B. Le ho mixate ovviamente per 5 minuti e questo è il risultato. Come vi dicevo prima, questa sarà la nostra base del nostro portacandele. Per quanto riguarda i bordi, sto pensando di realizzarlo appunto con lo stampo del braccialetto. Quindi vado a vedere quale stampo del braccialetto è perfetto, cioè quale misura è perfetto per il mio portacandele. Questo è perfetto perché resta un leggero bordo, ma proprio piccolo, vedete? Non so se si nota qui dalla videocamera. Questo è perfetto, vado a vedere anche gli altri. Questo è un po' troppo largo e anche un po' troppo basso, quindi preferisco questa dimensione qui. E questo invece è proprio... questo anche ci sta bene, magari non lascia tanto bordo e magari è perfetto questo stampo qui. Proviamo, vediamo. Questi qui li accantono che non mi servono, quindi l'opzione o è questa che va proprio ad incastro, non lascia neanche, cioè il margine è davvero poco. O c'è questa qui che c'è un pochettino di spazio con il bordo. Ed ecco qua. Per quanto riguarda i cabochon a mosaico, eccoli qui. E adesso vado a sperimentare con queste, ovviamente sia con la resina e sia con i cabochon. Vado a versare, sono indecisa se farlo colorato, cioè se fare la resina colorata o lasciarla trasparente, in modo da enfatizzare tutti i cabochon, questi qui, questi vetrini, e o se realizzare un colore molto tenue e poi adagiare questi cabochon. Rieccomi, ho deciso di aggiungere un po' di pigmento, questo qui bianco, ma giusto una puntina, in modo da avere un colore non pieno ma un po' trasparentino. E poi pensavo anche di aggiungere questo pigmento davvero spettacolare. Questo l'ho preso sempre da Resin Pro, un pigmento per gli artisti. Questo è bianco argento, davvero molto molto bello, ed eccolo qui. E vado sempre a prelevarne sempre un pizzichino. E adesso vado a mixare. Rieccomi, questo è il risultato, vedete, un colore davvero molto tenue e trasparente,
e adesso vado a versarlo all'interno dello stampo. Ok, in questo modo vado a livellarlo, prendo un dotter così da creare appunto la nostra base. Alla fine ho scelto per questo qui, che crea un leggero bordino, cioè la seconda misura del bracciale, perché c'è appunto la prima, che è questa qui più grande, e questa è la seconda. Adesso vado ad inserire all'interno della resina questi cabochon in vetro, aiutandomi appunto con una pinzetta. Li vado a distanziare di poco, lasciando giusto mezzo centimetro fra un cabochon e l'altro, quindi li vado ad avvicinare in modo da lasciare questo piccolo spazietto. Non deve essere proprio un lavoro di precisione, anche perché l'effetto mosaico è bello perché sono molto caotici e particolari, pieno zeppo di colori, e quindi vado un po' ad alternare queste nuance. In questo modo continuo e ritorno da voi al lavoro ultimato. Questo è il risultato. Ho aggiunto tutti i cabochon all'interno in questo modo e poi ho aggiunto un altro poco di resina per livellare il tutto. E adesso aspetto la catalisi. Adesso passo alla parte del bracciale, sempre è sfaccettato, vedete, nei laterali. Vado a versare un po' di resina all'interno dello stampo. Ok, vado a creare appunto la base, vedete? Mi accerto che la resina sia da tutte le parti. Ne verso un altro po'. E adesso vado ad inserire i cabochon all'interno, mettendoli appunto in questo modo, vedete? Posso distanziarli o sempre di mezzo centimetro, oppure posso attaccarli . Continuo ad inserire i cabochon all'interno dello stampo. Questo è il risultato, vedete? Ho inserito tutti i cabochon all'interno, facendo molta attenzione che tutti i cabochon restino appunto nella stessa direzione. Adesso vado ad inserire altra resina fino a coprire i bordi. Rieccomi, ho aggiunto la resina e questo è il risultato. Ho aggiunto la resina fino al bordo e adesso, siccome con l'accendino faccio difficoltà a far scoppiare tutte le bollicine, ripasso il dotter pian piano in modo da livellare la resina. In questo modo. Ripasso su entrambi i bordi, sia interno che esterno. Questo modo. E adesso aspetto la catalisi. Rieccomi, è il giorno dopo, le creazioni si sono appunto catalizzate e andiamo appunto a vedere
il risultato. Allora, questa è la parte sotto del nostro portacandele e ovviamente andrò sempre a limare un pochettino i bordi con la lima, i bordi che sono leggermente taglienti. Quindi questa è la parte davvero molto molto carina, e tra l'altro vedendola appunto così, secondo me l'ideale anche per dei sottobicchieri, perché no, è carinissimo. E adesso vado a scoprire appunto il bracciale, che poi sarà la parte sopra del portacandele. È sempre un po' difficile far uscire. Ok, con estrema calma, eccolo qua. Questa è la parte sopra del portacandele, stesso discorso anche qui, vado a limare questa parte in basso, che poi diciamo è la parte in alto dello stampo, invece la parte sotto è bella liscia. E mi piace proprio questo effetto che il mosaico all'interno si intravede a metà, davvero molto carino questo effetto, invece nella parte interna si vede perfettamente. Qui sembra che non c'è, ma è un celeste molto tenue, quindi dove vedete che è un po' trasparentino, cioè in questo punto ci sono, ma sono chiari, davvero carinissimo. E poi andrò ovviamente a posizionarlo in questo modo qui, a bloccarlo in questo modo qui. Vado ovviamente prima a limare la parte sotto, vado a renderlo appunto piatto sempre con la lima, e poi vado a collegare questi due o con la resina, volendo o con la resina UV che si catalizza appunto in lampada, oppure pensavo anche con la caldo, così visto che già ce l'ho qui al limite provo anche con la colla a caldo, così vi so dire se è stabile. E poi il nostro portacandele appunto è terminato. Al limite un altro modifica che si potrebbe fare appunto a questo portacandele, a parte ovviamente limare, perché vedete qui è più sottile e qui un po' più erto, limare ovviamente i bordi come dicevo prima, andare a colorare questo bordo qui con un acrilico oro, così da andare a enfatizzare appunto questo bordino. E non mi dispiace che qui si notano tutti i cabochon qui laterali, e infatti è davvero molto molto carino. Niente, effetto queste modifiche, vado a eliminare questa parte qui con la lima, sia ovviamente della parte bassa e sia della parte alta. Adesso vado a provare appunto con la colla a caldo come vi dicevo prima, quindi ripercorro appunto tutto il bordo della parte alta dove appunto ho limato. Eccomi, con la colla a caldo è perfetto, tiene, ve lo posso assicurare. Il risultato è davvero molto molto carino, non me l'aspettavo, carinissimo. E adesso non ci resta che mettere una bella candelina all'interno e il portacandele è appunto completato. Spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!